No, allora adesso io dobbiamo dire una cosa, Sandro, tra poco partirà il secondo tempo di questo spettacolo, di questa bella serata dedicata a Cherubino, e avremo un sacco di amici, di ospiti importanti, importantissimi, che ci hanno raggiunto, che non hanno voluto assolutamente mancare a questo evento, a questa serata, non appena hanno saputo come era stato organizzato. Però adesso ci sono 10 minuti di pausa, quindi vi lasciamo sgranchire un po' le gambe e vi ricordiamo di questo CD compilation, di questa bella raccolta curata da Sandro, quindi ha ritrovato questi brani, alcuni più datati, alcuni più recenti, e vogliamo anche ricordare la finalità. Quindi acquistate questo CD, è una bella raccolta da tenere a casa, magari anche da regalare, quindi potete anche fare un pensiero in questo senso, ma sapete bene che in questo caso questi soldi sono devoluti ad un progetto fondamentale, importantissimo, che deve essere mantenuto vivo. Va bene, io mi auguro che non vi abbiamo tediato con queste parole, quindi rifocillatevi un attimo, 10 minuti di pausa, poi saremo di nuovo tra di voi. Grazie. Allora, sì, parliamo di Cherubino ancora una volta, perché lui cominciò a suonare, terminata la guerra, cominciò a suonare, fondò il primo gruppo, alcuni amici, e soprattutto la cosa curiosa è che abbandonò per quei tempi, possiamo permetterci anche di pensare com'era in quegli anni, cioè abbandonare Mirandole, il paese, per girare l'Europa e ottenere anche consensi, successo in molti paesi europei. Ma nonostante questo, lui ha sempre avuto questo legame, fino ovviamente all'ultimo, con Miranda. Tanto è vero che, correggimi se sbaglio, Cheruba è nato qui, al Castello Picco. Quindi 1935, il 9 aprile. Vero Gianni? Memoria storica. Alla primo sentore del talento musicale, perché sembrava, gli hanno regalato una fisarmonica, gliel'ha regalata mia nonna praticamente, e pian piano ha cominciato a studiare, andava a lezione privata, me l'hanno detto anche, non me lo ricordo, però spero di raccogliere queste informazioni per magari scrivere anche qualcosa che lo riguarda, anche perché insomma è difficile in una serata sola concentrare la vita dei Cherubino. Naturalmente tu insomma sei nato nella musica, fin da piccolino, da giovanissimo, sentivi suonare in casa, fare le cose. A 2 anni sentivo i brani di Giovemi in casa mia. Quindi, insomma, è musica anche di una certa qualità, naturalmente, e poi anche tu, ovviamente. Sandro, veniamo a te a questo punto, perché vedi che è sempre contagiosa la musica, hai avuto un successo nazionale, insomma, lo vogliamo ricordare, tu ci accompagni tutte le domeniche pomeriggio. E basta accendere. Mi auguro che sia di vostro gradimento, perché la televisione è difficile, non è facile come sembra, però io ce la metto tutta e spero che sei bravo. Quante edizioni hai fatto? Questa è la quarta. Quindi significa che sei veramente bravo. E peraltro, da casa, quando vediamo questi programmi televisivi, pensavo sempre che le amicizie siano solo davanti allo schermo, davanti al plasma, davanti alle LCD. In realtà ci sono delle persone che lavorano con te da tanto tempo, sono diventate nel corso di questi anni delle vere amiche, dei veri amici. Alcuni di questi sono qui questa sera. Sì. Intanto non volevo dimenticare i miei amici musicisti, come Stefano Medioli, se mi raggiunge sul pianoforte, e che voleva un applauso a questi ragazzi che sono mezzi di conosco. La vita alla musica, Corrado Cacciaguerra, vieni Corrado, Claudio Bonora, la batteria, Simone Masina, al basso. Però c'è una signora di un'eleganza unica, la voce è potentissima, molto brava, e questo teatro ha avuto l'onore già di ospitarla alcuni anni fa, ma ci è tornato volentieri grazie a te, grazie a questa serata in particolare, per ricordare Cherubino. Un applauso a Luisa Porra. Allora, mentre Sandro prepara questo trombone vero, non è quello che ti chiede il maestro. No, poi è cambiato finalmente il strumento. Sì. Non è quello di Castiglia. Ma ci ha raccontato un aneddoto
ricordare l'inizio della sua carriera. Tanto, perché mi avevano dato uno strumentaccio, dove ho detto, maestro, questo torno fuori in te, allora mio babbo calci nel sedere a scuola di musica, questo è quello vero, però devo ringraziare Chiozzini perché anche lui non mi ha avuto una grande pazienza, so che non sta molto bene, quindi magari un applauso gli va. Non so se c'era uno strumento. No, lui mi ha lasciato libero arbitrio, anche perché quando ero. Marco, metti su quella fotografia che ti ho detto. È perché quando io ero piccolino, mio papà era lì sulla destra, vedi? Sì. Aveva questo gruppo, questo quartetto. Ma quel signore là sulla, il secondo da sinistra, è mio zio Gianni, detto Uslò. Uslò? No, ma non per te, no, no. Diciamo soprannome certo. Che dalle ali molto grandi e basta. Del territorio. Bene, allora senti Luisa, intanto grazie, sì. Grazie di averci raggiunto, no, nonostante tutto, nonostante gli impegni, perché voi avete avuto una vita frenetica. Guarda, Luisa ha preso la macchina oggi, stamattina è partita da Roma per essere qui presente, quindi io ti ringrazio per tutti, è stato molto felice. Allora, mi fa piacere stare con te, poi insomma, ti ho vissuto in questi anni, ho vissuto anche l'anno scorso, quando c'è stata la scomparsa di tuo padre, quindi... Ti ricordi l'anno scorso, sì. In questi tempi, era con mia mamma a Roma? Sì. Perché oggi, non lo sapete, ma è il 51° anno del matrimonio di mio papà. Mi dà un anniversario. Oggi. Sì. Detto questo, mamma mia, la pistaccia. No, è una festa. Comunque, se stasera sono qui, perché? Vi voglio bene. E allora con questo abbiamo anche annunciato un grande classico, sì, una canzone indimenticabile, insieme a Sandro Romini in quinta, Luisa Corna! Grazie! Se stasera sono qui